Buonasera, grandi amici miei. Buonasera. Di che parliamo questa sera? Sembra che ci sia un'intesa di massima tra la dirigenza bianconera e il Pep Guardiola. Questo si parla di un contratto di 4 anni a 18-20 milioni annui, mi sembra un costo esagerato, però se la Juve vuole entrare di prepotenza nei grandi club del mondo, questi sono i prezzi da pagare. E diciamo che sembra che l'accordo ci sia, almeno un accordo di massimo. Ma per quel che riguarda maggiormente la situazione tecnico e ma soprattutto la situazione calciatori, è la notizia che arriva fresca dalla Spagna, cioè Marcelo ha detto sì alla Juve. Sembra che l'accordo è pronto, è già definito tutto. Certamente ancora non è stato divulgato, però a quanto pare entro marzo, la fine di marzo, il tutto sarà dato in pasto anche alla stampa. La dirigenza juventina e Marcelo col suo entourage sembra si siano incontrati al Wanda Metropolitano nel dopo partita Atletico Juventus. Lì è stato definito tutto. Certamente non ci dimentichiamo che Marcelo è un giocatore nel vivo dei suoi anni, 29 anni, ancora diciamo con un contratto di 3 anni con Real Madrid, quindi capite che è un giocatore che costa. Sembra che il costo del cartellino si aggiri intorno ai 95 milioni di euro che la Juve dovrebbe pagare a Real Madrid, in più 12 milioni all'anno al calciatore più bonus. Questi 12 milioni all'anno il calciatore avrà un contratto di 6 anni, cioè dal 2019-2020 al 2025. Amici cari, fatemi sapere se vi sta bene una cosa del genere o preferireste altri calciatori. Io credo che nella situazione in cui ci troviamo oggi, anche perché il tutto è per mettere in condizione Ronaldo di tornare ai suoi fasti migliori, e quindi Marcelo è indispensabile a che ciò si realizzi. Ma poi c'è pure un'altra questione, cioè il fatto che tutto questo sia in relazione anche alla possibilità dell'arrivo di Zidane. E Zidane, a quanto pare, anche qui sempre i ben informati, sempre dalla Spagna, sembra che Zidane già abbia un accordo con Agnelli direttamente e che non si aspetta altro, che non si aspetti altro che l'esito della partita del 12 a Torino per rendere pubblico poi il tutto. Cioè, se la Juventus dovesse essere eliminata, dovrebbe essere eliminata, se la Juventus sarà eliminata dall'Atletico, il tutto sarà definito a breve termine. Quindi sarà definito l'accordo con Marcelo, sarà definito l'accordo con Zidane,
e sarà reso pubblico entro la fine di marzo. Poi, se la Juventus, come tutti speriamo, riesca a qualificarsi e quindi superare lo scoglio Atletico Madrid, beh, certamente il tutto si rinvierà a data da definirsi. L'unica cosa, a quanto pare, che potrebbe salvare Allegri dalla cessione certa, diciamo, sarebbe la vittoria della Champions. Cioè, se Allegri riesce a vincere questa Champions, allora avrà il rinnovo del contratto, con un bonus cospicuo pure. Se non ci riesce, è stato già detto ciao ciao. Quindi, quello che poi in effetti si sono detti nella famosa cena di cui tutti parliamo tra il nostro presidente Andrea Agnelli e il nostro tecnico Allegri è proprio questo. Pare che il presidente era andato lì per dare il ben servito ad Allegri e pare che Allegri abbia chiesto un po' di tempo, abbia detto: presidente, dammi almeno la possibilità almeno in questo senso, se vinco la coppa, se ti regalo la coppa, allora pare che il presidente dinanzi a questa richiesta abbia detto sì, vabbè, se mi regali la coppa allora ne riparliamo, però mi devi regalare la coppa, mi devi dare la coppa, come era stato chiesto subito con l'arrivo di Ronaldo. Allegri era già stato messo sull'avviso che con l'arrivo di Ronaldo non ci sarebbero state storie, o la coppa o a casa. Però adesso, sollecitato dai follower, da tutti, questo accanimento mediatico che si è scatenato contro Allegri, il presidente, scontento pure per la il brutto gioco espresso dalla squadra in questa ultima fase, aveva deciso di anticipare i tempi, anche sull'onda delle notizie, dalle buone notizie che arrivavano dalla Spagna e dall'Inghilterra, proprio quello che avevamo detto prima. Quindi, cari amici, questa è la situazione. Certamente se ne dicono di cotte e di crude, però io poi nell'occhio la situazione è questa. Parliamoci chiaro, cioè Allegri è vincolato ad una vittoria, non solo il 12, cioè al passaggio del turno, ma è vincolato addirittura alla conquista della Champions. Cioè, o Allegri conquista la Champions o Allegri va via, parliamoci chiaro, non c'è più altro da dire. Cioè, lo scudetto, sì, la Supercoppa italiana, sì, però il tutto, cioè, non ci dimentichiamo che la Juve ha investito molto, ha investito tantissimo.
quindi dinanzi ai soldi, dinanzi a queste cose, anche perché gli investitori vorranno, se dovesse anche quest'anno scappare la Champions, gli investitori vorranno la testa di qualcuno, e l'agnello sacrificale è lì pronto già, e quindi Allegri, anche perché poi non vedo onestamente altri imputati sul banco. L'unico imputato è lui. Ronaldo sarebbe l'altro che si potrebbe imputare, però Ronaldo ha dato il massimo, anche si vede dai suoi gol in campionato. Cioè, Ronaldo non è stato messo in condizione di poter fare di più, parliamoci chiaro. Cioè, il gioco d'Allegri non ha permesso a Ronaldo di esprimere tutta la sua potenzialità. Quindi a questo punto l'unico imputato resta lui, resta Allegri. Anche perché una volta escluso di Ronaldo, una volta escluso di Dybala, tutte e due, una volta esclusa la difesa, che secondo me quest'anno non ha espresso proprio il massimo che poteva esprimere, anche perché onestamente Bonucci e Chiellini, onestamente, sono sulla via del tramonto. Cioè, sì, fanno pure ogni tanto una buona partita, ma in Italia, nel campionato italiano, oramai per le partite internazionali dove l'intensità supera di molto lo standard italiano, loro certamente hanno dei seri problemi a reggere, e questo purtroppo non ce lo dobbiamo dimenticare, non ce lo dobbiamo dimenticare, anche se abbiamo retto quest'anno, ma per l'anno prossimo, oltre al tecnico, oltre a Marcelo e agli altri acquisti già fatti, si dovrà pensare a una difesa, a mettere in campo una difesa degna della Juve. Cioè, quest'anno hanno cercato di mettere riparo con il ritorno di Bonucci, ma poi in effetti credo che abbia creato più danni che risolti. Cioè, li ha creati i danni, non è che li ha risolti, ha acuito il problema, non l'ha risolto. Bonucci purtroppo non è più il Bonucci di 3 anni fa, 4 anni fa. E questo lo già si era evidenziato nella finale di Champions a Cardiff e nelle partite precedenti. Quindi si è cercato di tirare avanti così, ma bisogna mettere mano a questo, perché l'anno prossimo non avremo più attenuanti, non ci saranno più attenuanti, come non ci sono quest'anno, l'anno prossimo ci saranno ancora di meno attenuanti, perché o si arriva nell'Olimpo o sarà la solita Juve incompiuta, e un altro incompiuta onestamente non ce la perdonerà nessuno, tantomeno il mercato, i mercati. Per cui, amici cari, auguriamoci che stasera dal campo avremo dei responsi obiettivi. Pare che Ronaldo non giochi questa sera, giochi Ken al suo posto, pare che De Sciglio si sia infortunato e quindi sia in dubbio anche per il ritorno di Champions, pare che pure Godin, come si chiama,
abbia avuto dei problemi, si sia fatto male, e quindi è in dubbio per la partita di ritorno a Torino. Che dire, buona partita, amici, e forza Juve.